Se la domanda è: volete voi gli orsi in Veneto o no? Non lascia spiragli il presidente del Veneto Luca Zaia di fronte alla richiesta del WWF regionale di accogliere sul territorio alcuni orsi dal Trentino dopo l'attacco costato la vita al runner Andrea Papi, eccessivamente concentrati in quella zona, secondo l'associazione animalista che ha invitato tutti a fare la propria parte. Per Zaia il caso in questione offre pochi margini di discussione e lo fa capire chiaramente. Si andava di un soggetto iperaggressivo che è già la terza aggressione di questa femmina. Mi fermo lì, è giusto che il presidente Fugatti metta a terra tutte le iniziative del caso e sta diventando un problema, sta diventando un grosso problema. Pensare di prendere orsi e portarli in Veneto, anche no. Il tema dell'alta concentrazione di orsi, la necessità di sfoltirne il numero, viene ripreso dal capo delegazione del soccorso alpino delle Dolomiti Bellunesi, Alex Barattin. Sicuramente ridurre il numero riduce di fatto la possibilità di incontrarli, quello potrebbe essere una cosa saggia. Frequentando l'ambiente montano e quindi poco antropizzato, sicuramente si può avere l'incontro con questi tipi di animali che vediamo ultimamente che si avvicinano anche al territorio antropizzato, vuol dire che sono veramente tanti e stanno aumentando in modo non gestito tanto bene.